Siamo in diretta, buongiorno, attendiamo che si collegano tutte e poi vi farò un saluto. Buongiorno a tutte. Oggi ricetta con quattro mani. Qua, guardate, intanto Silvia vi fa una carrellata degli ingredienti che vi serviranno se cucinate con me. Per fare questo tris di riso oggi e poi ci siederemo a casa mia tutti a mangiarlo. Spero che qualcuno di voi oggi lo faccia con me. Bene, attendiamo ancora un momento, credo, vero? Quando c'è un bel numero partiamo tutte insieme. Siete preparate tutto? C'è stata una mia mancanza oggi che già ho già riferito alla Chiara. Ho dimenticato di mettere negli ingredienti la cipolla, che potrebbe essere sostituita da uno scalogno. Io veramente ho il cipollotto, io ho trovato delle cipolle, quelle proprio fresche del momento adesso, che sono di stagione. E Silvia, sì, che mi pare che vi ha già fatto vedere, vero? Come siamo col numero, Silvia? Che stanno cominciando ad aumentare. Comunque poi glielo ridici della cipolla perché stanno entrando adesso. Ok, ok, sì, brava, ragione Silvia. Dopo vi elenco anche tutti gli ingredienti di nuovo prima di iniziare e poi iniziamo insieme, no? Avete preparati sul tavolo tutti, pronti? Vedrete che è una ricetta, diciamo, sì, magari il fatto che dobbiamo pulire le mazzancolle. Collegati con le cuffiette. Ah, lo devi aprire. È normale, non posso più farlo. Ah, ok, niente. Allora, niente cuffiette perché mi dice. Chiedi solo se ti sento. Allora, intanto vi chiedo una cortesia se mi dite se mi sentite bene. Abbiamo cambiato telefono perché oggi c'era un po' di luce che dava fastidio e allora abbiamo preso il telefono della Silvia che funziona meglio perché chiaramente siamo a un telefono di alta generazione e il mio ancora pochino. Dicono che ti sentono. Mi sentite bene? Cercherò di tenere alta la voce, ok? Allora vado a riporre qua i miei... Ecco, e inizio così. Siamo a 36. Non so se dobbiamo aspettare ancora. Se qualcuna di voi mi dà l'ok o la chiaro, qualcuno, io parto, ok? Aspetto ancora un momentino, magari... perché se c'è qualcuno che ha già programmato la ricetta con me, è giusto che parta insieme a me, no? Se dite. Si sente benissimo, bene. 40 persone. Bene, bene, bene. Allora, appena l'ok, inizio. Intanto magari facciamo di nuovo una carrellata per quelle che sono entrate adesso, Silvia. Gli ingredienti, vedete che ho preparato il salmone, scusate, è trota salmonata, questa non è salmone, è un po' grande questa trota, però voi potete prendere o due filetti oppure un filetto unico come ho fatto io e vedrete che adesso andremo a cucinare in due modi addirittura. Poi ho preparato le mazzancolle che ho pulito chiaramente e poi tolto l'interiore, e i pomodorini che andremo a tagliare più tardi, il prezzemolo che andiamo a tritare insieme, poi ci sarà i piselli, i peperoni, mezzo peperone, era piccolino, allora ci ho aggiunto un po' di peperone giallo, così ho detto, diciamo, è ancora più colorato il nostro riso. Chiaramente il riso, il parboil utilizzato, eccolo qua. Qua c'è una cipolla fresca di stagione, potete sostituirlo con qualsiasi, diciamo, cipolla, scalogno, quello che avete in casa. Qua ci sono quattro acciughine, poi chiaramente l'olio che ci servirà, il sale. E credo di avervi detto tutto, sì. E dopo per guarnizione c'è il limone, ok? Bene. Ti hanno detto che puoi partire. Benissimo. Allora, pronte? Partiamo insieme? Allora, prima cosa che dobbiamo fare è fare un piccolo soffritto, no? Con la cipolla e i peperoni che abbiamo tagliato a tocchetti. Io ho utilizzato una cubettatrice di quelle che si trovano adesso nei supermercati. Se volete farle tutte uguali, se no semplicemente col coltello fate piccoline perché poi è più carino da vedere.
e andiamo a mettere all'interno della nostra bellissima padella che dopo le andiamo a illustrare. Questa padella fatta in criocasting, la padella che adesso viene definita la mamma dell'aria piccolina, che dopo andiamo a vedere insieme, no? Allora io parto per non farvi poi fare tardi e poi comunque durante la, diciamo, la presentazione vi spiego anche, vi illustro bene la padella. Allora vado a mettere, vedete, sia i peperoni sia la cipolla, anche quella tagliata sottile, questo modo qui. E poi ci mettiamo, ecco, andiamo a vedere qua, ci mettiamo le acciughe, andiamo a mettere le acciughe dentro così. Le mandiamo anche un po' sotto così poi quando li mettiamo l'olio friggerà insieme. Andiamo a metterci un giro d'olio, che questo esce poco per cui dovrò un momentino farlo scendere. Ecco. E chiudendo il coperchio andiamo a accendere il nostro gas. Ecco. Allora, terrò il gas sempre alto perché devo semplicemente fare proprio il classico soffritto. Voi sapete che il nostro coperchio tiene basse le temperature, per cui vedrete che farà un bel soffritto, anche bello leggero, saporito, ma non bruciato. E sarà davvero molto buono poi quando andremo a inserirlo nel nostro riso, no? E questa è una preparazione che andiamo a fare. Adesso tolgo per poter far spazio. Questa preparazione è una preparazione che poi andremo a togliere perché la cottura del riso verrà fatta successivamente. Però la cosa bella è che andremo, vedrete, a fare tutto nella stessa pentola, pensate, sporchiamo una pentola sola e avremo un piatto unico. Allora, andiamo avanti con la preparazione. Allora, adesso cosa dobbiamo preparare? Mi sposto un po' perché altrimenti non c'ho spazio. Mi devo preparare io ho preso dei datterini o pomodorini, no? Questi erano abbastanza grandi e ne ho utilizzati 15. Però se sono piccoli fate 20, insomma fate non eccessivamente, però insomma neanche diciamo troppo pochi. Questo lo andrò a tagliare e li faccio a quadretti. Intanto che si fa il soffrittino qua dentro, io comincio a preparare i miei datterini tagliati in quattro. Poi valutate voi secondo anche la grandezza, no? Li dovete fare più piccoli o più grandi, no? Oggi era così, in supermercato avevano questo e facciamo con questo. Ecco, andiamo a tagliarli tutti così. Intanto si sente già sfrigolare all'interno della padella. Adesso Silvia si avvicina e non so se riuscite a sentire. Questa è una padella leggera, veloce, che vi permette di cucinare veramente in poco tempo. E vedrete che bel soffritto che andremo a fare. Questi datterini poi andremo a mettere all'interno di una terlinetta dove poi andrà a insaporire il riso. In questo caso qui non verrà cotto il datterino, ma diciamo sarà quello che dà il fresco alla mia preparazione. Spostiamo anche questa, andiamo a mettere qua. Allora, fra poco andrò a dare un occhio giustamente nella pentola. Adesso insieme a Silvia andiamo a vedere cosa succede, perché io sento proprio ben sfrigolare. Allora, andiamo a vedere con la paletta, che non so dove l'ho appoggiata. Niente, usiamo questa, ce l'avevo. Vedete che sta già facendo, guardate che carino, guardate. I colori sono belli vivi. Allora, lascio semplicemente che si sciolga l'acciuga, va a insaporire e adesso richiudo. Sono riuscita a rimettere ancora un momentino, e anche un semplice soffritto, vedete che velocità, e vi assicuro che anche la cottura è giusta perché non deve sfaldarsi il peperone, deve cucinarsi leggermente ma rimanere un pochino croccante, altrimenti poi si va a perdere nel riso e non si vede. Allora andiamo avanti qua. Vado con la terrina
e mi sposto anche con queste, così andiamo a togliere le cose che non ci servono, andiamo a spostare i datterini all'interno della mia terrina, perché poi andremo a mettere il riso tutto all'interno qua e poi andremo a condirlo direttamente in terrina. Scusate che prendo un po' di scottes che vado a togliere, a pulire, perché poi andremo a fare il prezzemolo e questo lo andiamo a posizionare qua. Ecco. Qua siamo così vicini, però. Ecco, io vorrei far vedere, ecco, guardate che bel colore, guardate che è pronto. Ecco, qui adesso cosa faccio? Spengo chiaramente, no? Per cui spegniamo la fiamma, mi sposto con il mio coperchio e vado a spostare vediamo qua, dai, che ce la possiamo fare. Mettiamo in questa terrinetta i miei peperoni, come vi dicevo prima, che andranno a condire, peperoni e cipolla, che andranno a condire il riso alla fine cottura. C'è una paletta là. Com'è? C'è una paletta là, quella verde. Sì, ecco, è andata lì. Beh, non importa. Allora, non serve pulirlo benissimo, alla padella, diciamo, togliamo... anche se rimane qualche, diciamo, briciola, la possiamo lasciare, no? Questa la spostiamo qua e all'interno adesso della padella proseguiamo con la cottura del riso. Cosa ci mettiamo? Il riso, che vi ho detto, 350 grammi di riso messo, vado a metterlo. Poi ci metterò i 150 grammi di piselli, ecco qua, per cui andiamo a inserirli tutti. E poi chiaramente andremo a metterci l'acqua. In questo caso andrò a mettere il doppio. Stiamo parlando di parboil, ce ne metto un po' di meno del solito, no? Per cui 350 grammi di riso e 150, abbiamo detto, di piselli, 700 di acqua. In realtà io non la metterò tutta perché non so quanto i piselli mi rilasceranno come liquido, ne tengo un po' indietro, in caso di bisogno io andrò a aggiungere, per cui andiamo pure a metterlo tenendo un po', ecco, guardate, ne ho tenuto un po' indietro, questo è il resto che in caso di bisogno io andrò a mettere. Ecco, andrò semplicemente a girare così per fare aderire tutto, no? E ci metto, io di solito ci metto, anche se c'è un pochino di olio, un filino di olio così, proprio un goccino, e ci metto anche il sale, chiaramente non moltissimo. Ricordatevi che avete già fatto i peperoni con l'acciughina, che a cui ha salato, no? Quella parte lì, io ci metto proprio un pizzichino così, poi eventualmente possiamo sempre assaggiarlo, no? È meglio non esagerare, che non fa bene il sale, no? Richiudiamo e andiamo e partiamo con la cottura. Allora, cosa facciamo adesso? La prima cosa che andiamo a fare è, diciamo, portare in ebollizione, no? Il riso. Vedrete, stiamo lavorando con Smart Dynamic, vedrete che fra poco inizierà a salire e questo mi farà capire che ha iniziato, diciamo, a bollire. A quel punto lì andremo a abbassare la fiamma e calcoleremo un po' il tempo, ma vedrete che ci sono delle fasi anche durante la cottura del riso, ok? Chiedono per sé per quattro persone. Sì, esatto, ho fatto una preparazione 4/5, si può dire, e dipende quanto mangiano a casa vostra, diciamo che questo è un piatto unico, no? Per cui fate il calcolo che comunque andiamo a metterci le mazzancolle, andiamo a metterci i pomodorini, vedrete che il volume c'è, no? E perciò sicuramente 4 li potete pensare di poterlo presentare, poi se magari c'è anche la quinta persona sicuramente può mangiare anche lei, insomma. Ok, allora continuiamo con la preparazione dei pomodorini. Prendiamo il prezzemolo, una manciatina di prezzemolo, e andiamo a metterla, a tritarla, perché andremo a metterla all'interno della terrina. Adesso vediamo se riesco a tagliare anche il guanto. Allora, facciamo così. Ecco, questo andrà a insaporire
E, ah, sapete cosa ho dimenticato? Anche un altro ingrediente che è un po' importante. L'aglio. Niente, voi se ce ne avete uno spicchietto, lo mettete. La devo ricomporre questa ricetta e rimandarvela, corretta. Non preoccupatevi, che lo farò. I pomodorini, no? Allora, nei pomodorini andava inserito uno spicchio d'aglio che serve proprio per insaporire. Poi, visto che stiamo utilizzando anche il pesce, diciamo si sposa benissimo, no? Ecco qua, abbiamo pronto il nostro prezzemolo e andiamo a metterlo nella terrina con un po' di sale e un po' di olio. Ecco. Dice Carla che puoi mettere aglio in polvere se ne... Però io non tengo aglio in polvere, non lo uso purtroppo. Vediamo di fare così. Ecco, aggiunto il prezzemolo. Ci servirà dopo, allora torniamo qua e gli daremo una pulita perché dobbiamo tagliare. Allora, abbiamo messo il prezzemolo, andiamo a mettere un filo d'olio anche qua e andiamo a metterci un pochino di sale, quindi ne ho messo un po' di più, no, ma non troppo neanche qua, andiamo semplicemente a mescolare un po' e lasciamo un po' in fusione. Allora, questa preparazione vi consiglio anche di farla un po' in anticipo, anche se poi i pomodorini rilasciano un po' di liquido, intanto lo va a assorbire il riso e gli darà sapore, tranquillamente. Per cui stiamo già bene con la nostra preparazione. Adesso do una pulitina qua, aspettate perché mi aiuto con un cucchiaio, mi aiuto con un cucchiaio per togliere dal coltello, perché poi andremo qua a tagliare le mazzancolle, che adesso andiamo insieme a vedere come andremo a fare, a cucinare le nostre mazzancolle. Allora, come vi dicevo prima, noi adesso stiamo attendendo che salga il nostro disco, che è lo Smart Dynamic. Sapete che Smart Dynamic all'interno ha una molla in titanio che solleverà questo disco e inizierà a uscire il nostro vapore. Allora, intanto che aspettiamo, magari vi dico un po', vi parlo un attimo di questa meravigliosa pentola, che questa è una pentola con una lavorazione industriale che, diciamo, permette di essere molto leggera. E, pensate, tiene addirittura 4 litri, è alta 14 cm e di base ha un 24 di lato, insomma. È rifinita a mano ed è fatta con un alluminio alimentare purissimo e non ha chiaramente PFA, non ha cadmio, non ha piombo, non ha nickel, per cui è anche una padella naturale e, come vi dicevo prima, fa parte di quella serie di Aria, non so se vi ricordate, l'abbiamo presentata tempo fa e adesso è diventata, vedete, mamma e figlia, ok? Mettiamo figlia, non figlio, no? Okay, come pentola, ok? E davvero qua ci facciamo delle preparazioni veramente veloci. Allora, adesso vedete che esce il vapore? Non so se Silvia le fa vedere. Allora, cosa dobbiamo fare a questo punto? Sta uscendo il vapore, guardate che sta, vedete che sta bollendo bene. Io abbasso leggermente e richiudo. Allora, fate calcolo che questo è un riso parboil, diciamo, normalmente sta sui 18 minuti e potrebbe stare anche un po' meno. Cosa farò io adesso? Quando comincio a vedere che sta cucinando, sta arrivando, si sta gonfiando il riso, andrò a appoggiare sopra una parte della nostra torta salmonata. Diciamo che appoggio quella più spessa, no? Visto che ho trovato questa e la faccio così, perché una la farò direttamente in pentola così e una invece andrò, dopo tolto il riso, andrò semplicemente a scottarla, così gli dà ancora più sapore, ok? Per cui io adesso do un occhio, vedo come siamo, ancora un attimino e poi andrò, e non solo quello andrò a appoggiare, ma anche andrò a appoggiare
le nostre mazzancolle, ok, che abbiamo preparato, e si cucineranno sopra il riso. In questo modo andranno a insaporire il riso e si cucineranno. Sappiate che le mazzancolle stanno poco, un minuto o due, loro sono già pronte, però dal momento che loro stanno cucinando poi le tolgo, vado a farle a pezzettini, no? E vado anche queste poi a inserire dentro il riso, no? E anche questa è una parte, quella soprattutto che andrò a decorare, che io ho lasciato la codina, vedete, queste non le ho lasciate la codina, le ho tagliate così, e invece queste le ho lasciate la codina, proprio che andrò anche questa a scottare leggermente sul fondo della padella quando andiamo a togliere il riso. Allora, intanto non so, avete qualche domanda magari da farmi? O posso proseguire? Facendo i complimenti che sei molto chiara. Sì, va bene, grazie. L'importante è che magari mi faccio capire. Poi se qualcosa non avete capito, oppure anche magari vedrete rivedendolo, se vi viene in mente anche scrivete nella chat che poi magari io vi rispondo tranquillamente. O se no vi rispondono anche le mie colleghe bravissime che sono. Ecco. Allora, io secondo me adesso è arrivato il momento di andare a aggiungerlo. Non so se riesci a far vedere che qua c'è un po' di vapore, si sta densificando, lo appoggio sopra così con la pelle verso l'alto, in questo modo, e ci appoggio anche le mazzancolle, perché intanto loro si cucinano e io le potrò togliere e andare a, intanto che lui praticamente va a completare la cottura, le potrò spezzettare come dicevo prima. E nello stesso tempo andrà a insaporire il riso, no? Chiaramente. Allora, oggi il mio pescivendolo, gli ho detto una quantità e lui mi ha dato quello che ha voluto, mi ha un po' esagerato, faremo una pasta col resto, secondo me. Mettiamo ancora una, visto che c'è il posto, e anche qua. Ecco, e andiamo a richiudere così, andiamo e lasciamo che finisca la sua cottura. Non ci vorrà tanto, Avete visto? È molto veloce. Allora, intanto che andiamo avanti con la cottura, cosa vi posso raccontare? Che queste due pentole, cosa posso raccontarvi? Queste due pentole sono adesso veramente in offerta e hanno veramente un prezzo strepitoso. Pensate che questa mega pentola qua viene soltanto €69,90. Approfittatene, perché, come dicevo prima, è leggera, ma anche una bella capienza. È una padella, come dicevo, rifinita a mano. Pensate che ha una base, un fondo di 6 mm e i lati a 4 mm. E cosa posso dirvi di altro? Mentre anche questa, tutte e due sono effette, perché potete fare anche proprio le due, ecco, magari apro così vedete anche la dimensione. Allora, ricetta e anche sponsorizziamo, qua sempre, non ci fermiamo mai con la sponsorizzazione delle nostre pentole, perché vale la pena, non solo le nostre pentole, ma il nostro magico coperchio. Avete notato che ormai siamo ha sollevato la molla al nostro disco, che siamo, per cui con questo modo io addirittura potrei anche andare in autocottura, chiudere e finire il mio riso lasciandolo cucinare magari ancora per 5 minuti. Adesso andremo a vedere, è solo per accorciare un po' i tempi, io la, diciamo, mantengo la mia fiamma più bassa, chiaramente, ma la mantengo. Vado semplicemente adesso a dare una pulita qua, perché anche se non è necessario, è tutto, diciamo, anche il prezzemolo che c'è sulla base andrà nel nostro riso. Andiamo a curiosare come siamo con le mazzancolle, che secondo me sono pronte. Guardate, fai vedere Silvia che sono pronte. Le vado a togliere e le metto qua, perché andrò intanto a farle a pezzetti. Non lasciatele cucinare troppo, mi raccomando, perché le mazzancolle vanno cucinate poco e si rischia dopo che diventino troppo, diciamo, dure, no? Devono rimanere belle morbide. E ecco, andiamo proprio. Sì, io potrei anche spegnere il gas, ma ormai lo lasciamo andare un momentino così, perché siamo vicini alla cottura, Ecco, queste così, le togliamo tutte e adesso vi faccio vedere una cosa carina. Guardate cosa succede alla pelle. La possiamo togliere, piano piano.
e la togliamo tutta, così la sposto qua anche questa, tolgo anche quello, vi posso far vedere che io posso aprire un po' la nostra trota e andare a spezzettarla, guardate com'è facile, perché il riso, vedete che sta ormai ultimando la cottura, così va a finire anche la cottura all'interno, siccome questo filetto di trota era abbastanza grosso, chiaramente ci vuole un attimino in più. Adesso spezzettandolo un po' si va praticamente a completare la cottura. Lasciamo, vedete che al centro è ancora un pochino ancora da cucinare, ecco, però diciamo siamo quasi arrivati alla fine, eh? La lasciamo così, finisce a cucinare, addirittura noi potremmo togliere adesso, chiudere il gas, che io quasi quasi lo farei, perché così poi l'andremo a togliere, ho chiuso il gas, e andiamo intanto a preparare le nostre mazzancolle a tocchetti. Qui facciamo tutti i nostri tocchetti e che andremo poi a rimettere dentro il riso, giustamente, no? E il riso lo trasportiamo poi dentro in questa terrina che ho preparato con i pomodorini. Chiedono se si può fare con un altro tipo di pesce. Ma certo, io ho utilizzato questo. Perché è una ricetta che facevo con un altro sistema tempo fa, che adesso l'ho trovato ideale farlo in questo modo, che diventa ancora più saporito. Ma il pesce ognuno mette quello che piace di più, no? Vedente, no? Diciamo che le mazzancolle, i gamberi potrebbero essere, questi danno un loro sapore, che davvero, pure anche gli scampi secondo me ci stanno benissimo. Però valutate sempre e ricordatevi la tempistica della cottura, delle preparazioni. Allora, io adesso faccio la sfacciata e faccio una prova con la cottura. Vedi Silvia, se vuoi far vedere? Ecco, vedete che qua è quasi tutto pronto, si è asciugato. Io vado... Allora, io vorrei ancora un pochino di cottura. Allora, facciamo così, perché avete visto? Adesso facciamo così una prova che voi potete vedere anche voi. Vedete che adesso sarebbe asciutto. Io riaccendo un attimo, perché aggiungo ancora un po' di acqua. Secondo me ci vuole ancora un attimino. Ah, qui adesso si è chiuso, ma non importa. Andiamo a metterla qua. Che è tenuto aperto, no? Che hai tenuto aperto un po'. Sì, la facciamo cucinare ancora un momentino, è un po' troppo al dente. Allora, questo lo lasciamo chiaramente sul banco e appena finito lo andiamo a aggiungere. Non aggiungetelo, mi raccomando, perché sennò prosegue la, diciamo, la cottura e poi diventa troppo, diciamo, come dicevo prima, troppo duro. Vado a togliere, scusate, la pelle, così mettiamo un po' di ordine, sono parecchio disordinata io. E, come dicevo, ci rimane da aggiungere, vedete che mi ero già dimenticata, ricordate che adesso dobbiamo assemblare tutto, no? Per cui andremo a spostare il nostro riso, abbiamo detto, nella terrina e poi andremo a metterci tutti gli altri ingredienti, no? Che sono anche un po' di piselli, vedete, ho tolto dalla, facciamo una pulizia di... I chef, se vedono che lavora una signora così, guai, si arrabbiano, perché loro sono proprio pulitissimi, non lasciano così il bandito. Bene, adesso credo possiamo andare a dare un'occhiata, Cosa dici? Sì, guardate che è diventato asciutto. Ecco, lasciamo proprio ancora. Allora, l'acqua, avete visto che è bastata? L'acqua che abbiamo messo, per cui io, mettendo delle verdure dentro, non metterei altra, perché altrimenti poi fate fatica ad asciugarla, no? È meglio tenere, diciamo, un po' indietro l'acqua e casomai poi l'aggiungiamo. Vedete, su 700 che ho messo, secondo me ho messo alla fine 600, perché 100 grammi ci sono più o meno. Su questa quantità 600 grammi di acqua sono bastati, ok?
Bene, allora io direi adesso, perché secondo me è pronto, perché ecco, lo faccio asciugare adesso un attimino, no? Lo sto tenendo con una fiamma altina anche, perché così adesso lo andrò a asciugare, però è già asciutto, guardate, eh? Vedete che bello asciutto? Fai pur vedere, così, ecco, questo è pronto, spengo la fiamma, mi sposto e... Sinceramente non ho portato le presine, ecco, una cosa, un'altra cosa che ho dimenticato, non importa, useremo il nostro trofinaccio, andremo a spostare, o se no facciamo così direttamente, guarda, perché forse è ancora meglio, andiamo a spostare il riso sui nostri pomodorini, ecco, così, tutto il riso, adesso che ce n'è di meno posso aiutarmi con la presina di fortuna, così, e lo vado a spostare tutto dentro, chiaramente, che è più pratico così, ecco, vedete che la quantità c'è e ce n'è anche abbondante, oggi siamo in 5 a mangiare, per cui è pronto il pranzo anche per noi, e anche già preparato la tavola, pensate. Allora, qui adesso è bella calda, no, la nostra padella, cosa facciamo? Andiamo a metterci l'altro pezzo di trota salmonata, no? Per cui la metto dalla parte adesso della polpa, in questo modo, così prende un buon sapore. Ci metto anche le mazzancolle che faranno decorazione, ok? Per cui dentro le nostre mazzancolle, stiamo lavorando sempre con la stessa pentola, vi ricordate? Ecco, allora, fiamma abbastanza alta, perché qua... vedrete, basta anche qua pochissimo, andiamo a completare, adesso andiamo a mescolare il riso, ci aggiungiamo chiaramente i peperoni, eccolo lì, per cui andiamo ad aggiungere i peperoni, vedete che colore che sta prendendo questo riso? È bellissimo, ma vi assicuro che fate una bella figura, perché è davvero davvero buono. Allora aggiungiamo anche, adesso che un pochettino si è, aggiungiamo le mazzancolle, mi aiuto con il tagliere, vediamo, eccolo qua, ci sono anche, aggiungiamo le mazzancolle, ecco, per cui giriamo anche le mazzancolle, è ricco ricco, guardate che meraviglia, guardate i colori, che bello che è. È davvero veramente eccezionale, anche il colore, perché anche la vista ci vuole, no? Noi mangiamo anche con gli occhi, e diciamo che i nostri coperchi ci permette davvero di cucinare anche le verdure e mantenere tutta questa, diciamo, tutte le vitamine, tutte le parti del microorganismo, ma anche tutto, vedete, la sua clorofilla, non la perdono. Ultima pulizia qua, perché adesso sta cucinando l'ultima parte di... Guardate che ha già preso un colore bellissimo, le mazzancolle sono già pronte, bisogna togliere altrimenti diventano... Guardate che meraviglia, hanno un profumo buonissimo, questo credo che vale... Vediamo se riusciamo a toglierlo ancora un momentino, sì, no, ci vuole un attimo, poi la togliamo anche questa. Se no la facciamo poi, niente, togliamo le mazzancolle perché sono pronte e le mettiamo qua, che abbiamo detto che ci serviranno per la decorazione. E io ho notato che fare una parte di pesce poi nella, diciamo, fatto così un po' arrostito, e anche lo stesso riso acquista anche un po' più di sapore, no? Allora, queste abbiamo detto che ci serviranno per la decorazione. E io volevo farvi un impiattamento, vediamo se riesco a farvelo con questo, però vediamo. Allora, prima dobbiamo togliere, scusate, la nostra, dovrebbe essere pronta, però possiamo, volevo togliere la pelle, però non ce la faccio, mi devo aiutare un po', vediamo che mi aiuto un po' così, eccola qua, vedete che viene, si sposta tutta la... Si toglie tutta insieme, allora vedo se è cotta, che mi sembra di sì. Sì, sì, è già pronta, guardate che velocità. Pronta, pronta, sappiate che non è che deve raggiungere delle temperature altissime.
andiamo, se possiamo metterla sia qua che qua, vediamo insomma dove c'è più comodo. Le cotture adesso sono finite, non ci serve più altro. Andremo a spezzettarla anche qua, così un pochettino, e poi andiamo ad aggiungerla al riso. E vi assicuro che questa prende un buon sapore. E andrà a cucinare, vedete che c'è ancora un pochino, vedete, sarebbe da lasciarla un attimino, ma andrà anche a finire la cottura all'interno del riso. Sappiate che queste, diciamo questi pesci possiamo anche tenerli, non cucinarli troppo, no? Già a 55 gradi al cuore è sufficiente. Mi aiuto con questa pinza, se no li lasciate cucinare un attimo in più se vi dà l'impressione che ha bisogno di più tempo. Vediamo con la, forse meglio con la paletta qua. Ecco, siamo alla fine, giriamo tutto, andiamo a completare la cottura, andiamo a mescolare e far inserire anche questo pezzo di questo filetto. E poi cosa facciamo? Cosa dite? Facciamo un impiattamento insieme? Allora, ce n'è davvero un sacco. Andiamo a mettere in una terrina, vedete? Così andate a livellarla un po', sperando che dopo si esca. Dovevo mettere, allora, per fare una cosa più seria, andrebbe una pellicola, perché la pellicola vi aiuta poi a tenere la forma, no? Però, insomma, noi facciamo con quello che abbiamo oggi. Mi sono dimenticata un po' di cosine oggi, eh? Vi chiedo scusa. Ecco. Andiamo a fare la parte finale. Poi, se vi piace anche fare degli impiattamenti, fare nel piatto, no? Singolo, vi prendete un coppa pasta, che mi viene davvero molto carino, non so se mettiamo ancora un po', ormai che ci siamo, no? In realtà dopo, ecco, questo non ci serve più, lo andremo a inserire. Eccoci qua, prendiamo adesso un piatto, vediamo se l'ho schiacciato abbastanza, perché magari dopo non sta, ecco, schiacciamo un po', eccola qua, giriamo il piatto, vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua, guardate. Ecco la nostra cupola pronta. Andiamo a chiudere il buchetto che vi ha fatto qui. Qua anche. Allora, adesso cosa andiamo a mettere? Andiamo a metterci i nostri le mazzancolle sopra. Se vi può piacere possiamo anche metterne due qua. Andiamo a metterci il limone che ho tagliato a fette, guardate. Andiamo in giro, aspettate che qua non dobbiamo sporcare, va strocciato un po', adesso andiamo a pulire comunque, non c'è problema. Andiamo a mettere il limone tagliato a fette e poi tagliato a metà, no? Così. Poi diventa bello da vedere proprio, portarlo sul tavolo e fa un figurone quando ti vedono arrivare, è proprio carino. Diamo questo, così facciamo stare anche l'ultimo. Adesso diamo anche una pulita e andiamo a metterci qualche fogliolina anche di, cosa dite, di prezzemolo, così. So, non c'è nessuna domanda, nessuno mi chiede niente. No, sì, che dicono che ti sei superata, che è molto bello. Ah sì? Guardate, anche se avete ospiti, guardate, è una bella idea, è questa. Perché veramente non vi occupa tanto tempo. Ecco. Allora, aspettate che questa è una foglia un po' bruttina. Andiamo a metterne una più carina. Ieri avevo fatto una cosa più carina, ma abbiamo trovato sto foglione e allora mettiamo così. Allora, una pulita al piatto, prima. Ecco, andiamo a pulirlo un pochino, perché ci vuole. Ah, aspettate che metto anche una fogliolina qua, che ci vuole anche la fogliolina in mezzo a loro. Eccola lì. E togliamo qua che è caduto un po' di goccioline.
Allora, guardate che carino. Cosa dite? Vi piace? Può andare per un pranzetto? Allora, tanto che Silvia vi fa vedere, vi voglio dire ancora una cosa importante, perché anche questa è una novità. E io mi sposto qua, adesso andiamo, guardate dove vi sporto. Vi porto sulla mia tavola. Cosa dite? Venite, venite qua con me. L'appoggio qua, pronto per essere servito alla mia famiglia. Ecco. Allora, niente, voglio parlarvi anche di questo prima di chiudere il nostro collegamento. Intanto, prima di tutto, spero che la mia ricetta vi sia piaciuta. E provatela, perché secondo me poi potete anche fare i ritocchi secondo quello che vi piace a voi, come dicevate, con altri pesci oppure anche altri ingredienti. Lascio libero spazio a quello che vi piace di più. Però sicuramente presentata poi così vi farà fare successo. E poi cucinata con i nostri coperti fa la differenza, vi assicuro. Niente, volevo parlarvi di questa bellissima pentolina che l'avete già vista, sono sicura, in mezzo a tutti i nostri prodotti, alle nostre pubblicità che lo stiamo facendo. Questa è una perfettina, così chiamata, perché è della linea della Perfetta. E pensate che tiene un litro, anche se piccolina, tiene un litro. E, voi sapete, la linea Perfetta è veramente eccezionale anche questa e ha la base che può essere, diciamo, appoggiata anche sull'induzione. Ma la cosa bella è che questa voi potete averla davvero con un prezzo eccezionale, soltanto facendoci presentare un'amica che poi magari fa un piccolo acquisto, o fa un acquisto, insomma, ecco. E questo ci darà modo a noi di allargare i nostri clienti e a voi davvero solo $19,90. Pensate che promo spettacolare. Ottima. E anche questa è una pentola che secondo me ci deve essere in casa. È vero che dobbiamo avere le pentole grandi, ma molte volte ci serve anche una pentola più piccolina. E se dobbiamo fare un mini fritto, se dobbiamo fare... si è stata realizzata l'altro giorno, non mi ricordo se della Katia, se non sbaglio, una mini torta. Pensate, fatta dentro qua. È davvero molto molto interessante. Per cui via, fateci conoscere tante amiche e noi ve la possiamo regalare. Ok? Se avete domande io sono ancora qua a rispondervi. Non so se qualcuna di voi ha cucinato con me il riso. Se l'ha fatto, grazie. E se no lo farete nei prossimi giorni, ok? Intanto vi ringrazio di essere stata in compagnia mia. E non so se l'ho detto, ma io abito a Udine, vicino a Udine. E mi chiamo Miriam. Penso che non mi sono neanche presentata all'inizio. Sono Miriam da Udine, così fate un riferimento quando mi vedete, ok? Bene, grazie ancora allora e vi saluto e alla prossima ricetta. Ciao a tutte, a tutte le clienti, a tutte le consulenti e a tutte quelle che vedranno questo video. Ciao, buona giornata e buon pranzo a tutti. Ciao.